Amici di Bracciami Ancora, oggi mi trovo a Montelupo Fiorentino, piccolo paesino, ma davvero piccolo, che sta praticamente tra Empoli e Firenze. Sono 20 minuti di treno da Firenze e 5 minuti di auto da Empoli. Qui, ragazzi, è Toscana 100%, Toscana pura. Prima mi sono andato a fare un giretto al centro di Montelupo e ho beccato questa macelleria. Vi faccio vedere le immagini. Ragazzi, parliamo proprio di vecchia scuola. Allora, siamo venuti a trovare, ragazzi, il proprietario di questo ristorante, antica trattoria del Turbone. In questo minuscolo paesino della Toscana ci sta questa trattoria che fa un menù che è tutto fuorché toscano, che propone della carne che è tutto fuorché toscana. Cioè, secondo me ci manca la Janina. Quindi mo entriamo, poi presento il proprietario, se famo una magnata, se famo cucina, roba che qui intorno sicuro non trovate. Entriamo. Buongiorno, come state? Tutto bene? Ci abbiamo tutta la famiglia al completo. Allora, come entrate capite che qua, ragazzi, il ristorante è carnivoro. Da cosa lo capite? Non tanto dalle mucchine, ok, che vi accolgono, ma da tre ante. Qui si frolla, carne interessante. Allora, qui abbiamo... sono in maturazione, non sono ancora pronte. Ah, tu le parcheggi qua? Questo è il parcheggino. Ok, arrivano 30-40 giorni tutti qua e vanno di là. Quindi la chianina ce l'apriamo, ragazzi, facciamo la prova del naso. Allora, vi svelo un piccolo segreto. Quando vedete queste celle di frollatura, se avete la possibilità, ovviamente non è che lo possono fare tutti, però è un piccolo segreto che vi do. Metteteci il naso dentro. Qui c'è la carne che sta frullando. In questo momento l'odore è neutro, decisamente neutro. Sì, vuol dire che sta frullando bene, vuol dire che l'ambiente all'interno del quale stanno queste bistecche stanno frullando è regolare. Uno, due, tre lombi. Tre lombi. Ok, c'è pure la chianina. Ma la parte interessante, io che già ho buttato l'occhio, è in quest'altra cella di frullatura. La galleria della ciccia. Iniziamo da una tipica carne toscana. Il wagyu. Il wagyu. Ok, dalla tipica carne toscana, il wagyu. Wagyu in Italia arriva con questi tronchetti che in genere pesano 2 o 3 kg, no? Sì, ok, pesano 2 o 3 kg perché non arriva con l'osso. Esatto. Il wagyu in Italia non arriva con l'osso, quindi arriva con l'osso. Sono 250 euro il chilo, prezzo anche onesto. Oh, Michele, 250 euro al chilo non è onesto. Per il wagyu è onesto, quello intendo. Comunque okay. Non ne mangi un chilo. Non ne mangi un chilo. Monella alpina. Frullatura di 3 mesi. E fa, allora ragazzi, guardate il giochino. Se vedete una bistecca così, non la volete. No, che schifo, la carne è marcia. Perché così fanno. Sì, esatto. Acci vostra. Se io tolgo il tappino, quanto è buona, vogliamo questa. Capito, ragazzi? Vediamo un attimo qui a Vini come stanno messi. Allora, partiamo dal Chianti Frescobaldi Castiglioni da 13 euro, quindi prezzo. Direi se può fare. Se può fa. Ah, si sale un pochino al Masseto 2019 che sta a 1300 euro. E che ad una rapida e veloce deduzione credo che tu non ce lo aprirai. No, ma fai anche assaggiare. Ma fai anche bene, fai anche bene, ok. La chianina al chilo, quanta la fai? 75. Ok, la più. Sì, partiamo da lì. Da 75 euro al chilo al 2,50 del bagno. Se può fare, se può fare. Oh, Michele, ma è troppo! Allora, se pensi che 75 euro al chilo per una chianina sia troppo, te ne vai a mangiare le sottilette in offerta da Euronix. Menù, dammi il menù. Vai. E poi entriamo in cucina. È pulita la cucina. Perfetto. Ciao ragazzi, buon lavoro e buongiorno. Saremo veloci, rapidi. Ciao. Tu sei l'ultimo arrivato, vero? Ci hanno parlato di te. Male. Anzi, non malissimo proprio. Come vedete, ragazzi, accendono la brace con le più moderne tecnologie. Ok. Ma d'altronde, il 90% delle bracerie ha un phon nascosto dietro. Esatto. Allora, questa è la cucina e questo è il famoso camino. Fate poco gli spiritosi? Perché il 90% della gente accende la brace così, ok? No, perché già bevedo, già bevedo. Oggi siamo rimodecardo, quindi mangiamo dentro, però ve lo volevamo far vedere. Bello, qua mi immagino la sera. Col freschetto. Siamo sul fiume, ovviamente qui ci sono più tavoli perché ora fa caldo, sotto il sole non ci starebbe nessuno. Però ci sono anche tavoli di qua, tavoli di là. Vabbè, rientriamo dentro e studiamo il menù, che qua ragazzi fa caldo davvero. Vabbè, ho fatto vedere pure il patio esterno, ho presentato tutto quanto, è ora che si magna, no? Che dici? Ragazzi, vi faccio vedere, questo è il menù del Turbone. Tu lo apri, vabbè,
prima pagina i vini al calice. Boom, subito, menù dedicato alla chianina, 95 euro per due persone. Direi che con meno di 50 euro voi fate una ricca scorpacciata di chianina, ma quello che mi interessa è che accanto al menù della chianina ci hai messo il menù Wagyu per uno e il menù Wagyu per due, e si arriva a 165 euro diviso due. Esatto. Quindi tra una bottiglia e una cosa in alta, praticamente con meno di 100 euro voi fate una ricca mangiata di Wagyu. No. Devi assaggiare tre cose. Ok. Tu fai il Wagyu fritto. Wagyu fritto. Il Wagyu fritto nella terra della chianina. Esatto. La frullatura nell'ibiscus. La frullatura non l'ho mai assaggiata, voglio vedere. Anche quella si fa solo noi, quindi o vieni qui o vieni qui. Perfetto. Terza, mi fai una bistecca. Ok. Io inizierei dalla frullatura. Vai. Un attimino più, poi il Wagyu e finiamo con la bistecca. Perfetto, benissimo. Ecco tutta una serie, ragazzi, di motivi validi per tagliare la bistecca con la sega. Punto primo, il taglio regolare e dritto. Esatto. Mostrare a fronte delle camere. Seconda cosa, chi taglia la bistecca salva spalle, gomiti, polsi, perché non si fa male. Terza cosa, c'è molto meno spreco, molto meno sfrido, come dicono quelli studiati. Quindi ora tagliamo sta bistecca, che l'ha tagliata alla perfezione. Certo, dirà qualcuno, è poco romantico. Ma tu, Giuseppe, la faccia da romantico non ce l'hai, no, vero, e nemmeno vero. Io. Ok. Però, per carità, ci garbo a mangiare. Quei ristoranti che tagliano con la sega, onore a loro, ma vi posso assicurare che è molto più scomodo. Se volete un lavoro pulito perfetto, dategli de sega. E noi ci andremo a mangiare la nostra bistecca, girare. Vedete, ragazzi, taglio perfetto, 1,184 kg, direi che si può fare. Quanto ha frullato questa? 15 giorni. 15 giorni nel burro e ibiscus. E ibiscus. Ok, abbiamo tagliato il nostro. Andiamo poi a togliere la copertura. Ah, la scarti proprio così? Sì, perché sennò il burro in cottura mi farebbe certe fiamme. Esatto. Ed l'ibiscus ha lasciato anche il colore del fiorellino. Ok, perfetto, perfetto, ci piace. E poi si va. Ah, dritto così sulla brace. Dritto, okay. Dritto. Nel frattempo, cari ragazzi, che la nostra carne frullata nell'ibiscus sta qui a cuocere, guardate un po' lassù che c'è. Che c'è sta? Che hai messo lassù? Il nostro Bosiak. Il nostro Bosiak, perché stava lassù? Perché la stemperiamo, così prende un calore non molto diretto, non cuoce, ma si scalda. E la troveremo all'interno già a 15-20 gradi. E questa è una cottura perfetta, bella caramellata fuori, ma calda dentro. In realtà, ragazzi, molto spesso vedete su Instagram soprattutto e nei video che girano gente che appende le bistecche, o chi in questo caso come Giuseppe le piazza là sopra. Serve perché in maniera tale che la bistecca si stempera, se no va arriva la bistecca fredda al cuore. E ok, ragazzi, cotto a cotto. Oh, mi raccomando, Bene, ragazzi, eccola qua, la nostra entrecote frullata nell'ibiscus. Ma Giuseppe, mi sono dimenticato di chiederti una cosa, ma che carne era? Controfiletto di Black Angus argentino, quindi perfetto. Partiamo da un prodotto ottimo e lo miglioriamo. Bene, cari ragazzi, eccolo qui. Quindi abbiamo un Angus frullato nel burro e nell'ibiscus e cotto su brace. È arrivato rigorosamente al sangue, bella bella umida sta carne, bella bella umida, avete visto, ragazzi, gli umori come uscivano. Assaggiamo la frullatura nell'ibiscus, ragazzi, nel burro aromatizzata all'ibiscus, gli dà una carezza a questa carne, la rende molto gentile. Il consiglio che vi do è di non abbinarci vini troppo corposi, troppo prepotenti, e di mangiarla in tranquillità, nel senso, se venite con un amico, con il fidanzato, con la fidanzata, e state in una condizione serena e tranquilla, mangiatela. Se state con una tavolata di 15 amici del carcetto, lasciate perdere, perché non cogliereste la pennellata di raffinatezza che la frullatura nel burro e nell'ibiscus riesce a dare. Comunque molto buona. Dei tre assaggi, cari ragazzi, questo doveva necessariamente essere il primo, perché è la più delicata, la più raffinata. Adesso invece cambiamo decisamente pagina e andiamo in quella che secondo me è la proposta più provocatoria che il Turbone ha. Wagyu fritto. Perché friggere una carne che è già grassa di suo? Andiamo a vedere. Bello, mamma mia, se sta a squagliare praticamente. Eh sì. Guardate come suda, mamma mia, come sta sudando sto Wagyu.
Pazzesco, perché sta stemperando da parecchio. E andiamo con la frittura? Sì. Ti seguo? Seguimi. Vai. Ragazzi, prima di proseguire con la preparazione del wagyu fritto, una cosa, alcuni passaggi ve li salto, perché così mi è stato espressamente richiesto qui in cucina e c'hanno pure ragione, perché si sono inventati due o tre cosette che non vogliono divulgare, perché il mondo, ricordatelo, è pieno dei copioni. Questo per esempio è un fondo segreto, nessuno saprà mai cos'è. Ragazzi, allora, questo piatto qui costa 30 euro, quindi, diciamo, è alla portata di tutti. Sembra un tramezzino, eh? Questo è il classico, classica panatura, ragazzi, orientaleggiante, la conoscete, è il panko, oramai è arrivata da noi, senza diciamo, si trova molto, molto in giro. Assaggiamo un attimo. Non so se avete notato, ma non ho usato né la forchetta né il coltello, perché sembra di mangiare un tramezzino, ma in realtà è necessario usare la forchetta e il coltello. Ma voglio assaporarlo con la cipollina e con questa salsetta, questa maionese al teriyaki, giusto? Azzeccatissimo l'abbinamento che hanno fatto con la cipolla, che tende a rendere meno grasso il wagyu fritto. Allora, la pastella gli dà la croccantezza e secondo me ci sta, è un piatto che ci sta, ok? Comunque buonissimo il wagyu fritto, ragazzi, non l'avevo mai assaggiato, personalmente è promosso. Ragazzi, la cosa interessante di questo piatto è che non è una frittura aggressiva, unta, si va a cercare fondamentalmente cosa? Di dare una nota di croccantezza a questa carne, e secondo me ci si riesce, e ci si riesce anche bene. Ragazzi, questo wagyu fritto fa parte del menù wagyu, esatto. Ok? Una cosa ci tengo a dire, è un piatto ragionato, non è che è un piatto buttato là, si vede che c'è dello studio. È ovvio che rimane sempre wagyu, quindi è una carne pesante, è una carne grassa, ma gli hanno dato un'identità diversa, una interpretazione molto molto interessante. La cosa bella è che questa interpretazione del wagyu fritto arriva, ragazzi, sapete da dove? Da un ristorante che sta a 20 minuti da Firenze. Siamo nel regno della Chianina. Andiamo a cucinare e a mangiare la bistecca, che è l'atto conclusivo della nostra esperienza qui dal Turbone. Dai. Atto conclusivo, ragazzi, qui della nostra esperienza dal Turbone. Se mangiamo sta bella bistecca cotta su brace, vera, bella, vecchia scuola, non è bel camino. Sta prendendo del grasso, del burro. Che roba è, Andrea, questa? Questo è grasso. Che cos'è? Cos'è? Grasso. Grasso di? Di bistecca. Di bistecca, ok, che avete messo in frigo. L'ha fatto sciogliere, sì? E poi l'abbiamo messo in frigo e sì? All'occorrenza ne tagliamo un pezzettino e lo riscaldiamo. Ragazzi, da qui il grasso va in questo brick e eccolo qua, grasso di bistecca fuso, che noi spennelleremo sul nostro bisteccone. Quindi, caro Giuseppe, questo è l'impiattamento classico del tuo ristorante. Di tutte le bistecche. Abbiamo tre tipologie di sale. Maldon, nero, delle Hawaii, e sale affumicato. E sale affumicato. Poi okay. Qui ti abbiamo portato un pennello. Il pennello che, fermi tutti, guardate quanto sono intelligente, il pennello che richiama la tavolozza, scommetto. Esatto. Perché il tuo logo è una mucca con la tavolozza. Perché il pennello? Perché abbiamo preso il grasso della bistecca in eccesso, lo abbiamo fuso e l'abbiamo messo in questo pentolino. Quindi io farei così, ragazzi. Allora, ragazzi, una chicchetta che mi ha fatto vedere prima, ma adesso si è dimenticato. Quando vi arriva il bisteccone, vi portano pure una serie di tipologie di coltelli con i quali, dice, eccolo qua, dice, oh, eccolo qua. Con che la tagliata la tua carne? Mi piacciono i coltelli a lama seghettata, lama liscia, questo sono tutti dei coltelli artigianali, quattro allora, italiani e uno spagnolo. Facciamo così, dammene uno a lama liscia. Prediligo i coltelli a lama liscia. No, difficilmente lo riuscirei a mettere a fuoco un coltello così, ma non ti preoccupare. Quindi lama liscia tutta la vita e tagliamoci la nostra bistecca. Che tra l'altro, ragazzi, parliamo di una bistecca molto molto particolare. Io che giro
oramai il mondo da 7-8 anni a caccia delle bistecche con la telecamera accesa, un incrocio tra lo yak e una bufala dal latte non l'avevo mai trovato. Assaggiamo senza grassetto. Se consigliamo sempre prima assaggio e poi aggiungi grassetto. Allora, non è una bistecca eccessivamente forte e aggressiva, quindi non è la classica bistecca spagnola o portoghese che è robusta, pesante, dalla persona del rapporto. Non è nemmeno anonima, perdonate l'aggettivo, ma a volte ci vuole, come può essere la chianina in alcune declinazioni, perché c'ha un po' di grassetto interno, ce l'ha, è molto minerale. Esatto, questa è la mineralità dello yak di montagna. Però dovresti trovare la morbidezza della bufala. È come se avessimo una carne saporita con dentro e la stessimo mangiando con l'acqua minerale in bocca. Ha una sua particolarità. Devo dire che ha una sua particolarità. Voglio fare il terzo assaggio. Ha una sua particolarità. Non è pesante. Non annoia. Non stomaca. E te ne potresti davvero mangiare una chilata, ma non è anonima, cioè questa è una carne che ha una sua personalità ed è molto minerale. Ora, facciamo così, ragazzi, pennellone, intingiamo, spennella, nel frattempo ragazzi sta iniziando il servizio, un giorno sta arrivando un sacco di gente, come giusto che sia, eccola qua, spennellata nel suo grasso e assaggiamo. Spennellarla nel grasso significa renderla un pochino più appagante. Esatto. Sì, dargli un chicchetto in più. Una marcia in più. A livello di sapore, però attenzione perché se vi mangiate tutta la bistecca spennellandola col grasso rischiate che per 3 giorni un po' non mangiate. Ok. Quindi calibrate ciò che dovete spennellare e ciò che non dovete spennellare. Io però una cosa la voglio fare. Voglio fare la porcata, la voglio fare, voglio intingere questo pezzetto di carne nel pentolino. Bagnetto nel suo grasso, pizzico di sale maldo, che è il mio preferito, non l'ho fatto per la frullatura nell'ibiscus, non l'ho fatto per il vaglio fritto, qua un mortacci quanto buono, ci sta tutto, ragazzi, ci sta tutto. A caldo ti vanno fatti i complimenti perché si vede che c'è uno studio, cioè un locale che ha personalità. Grazie. Voi in Toscana potreste campare di rendita grazie a sto accento che vi ritrovate, grazie diciamo a degli illustri predecessori, non so, mi viene in mente Dante. Mi piace questo fatto che tu abbia messo personalità e studio. C'è. Abbiamo voluto variare un attimino dalla classica bistecca nuda e cruda. E questo è il motivo, amici di Braccio Ancora, della mia visita qui alla trattoria, diciamo, dal Turbone. Antica trattoria del Turbone. Questo ero curioso di vedere un posto toscano che si differenziasse. Bravo, complimenti. Grazie. Allora, io ragazzi, 3 cose volevo assaggiare. 3 cose le ho assaggiate. Il giudizio, ve l'ho detto, l'indirizzo, lo andavo, se volete venire a trovare. Lo venite a trovare, fatevi fare lo sconto, ok? Se ci volevo lo sconto perché siamo amici di Braccio Mi Ancora. Grazie mille a tutti i fan di Braccio Mi Ancora. Bravo. E vi aspettiamo presto. Complimenti Giuseppe, amici di Braccio Mi Ancora. Ci vediamo al prossimo video e come dico sempre, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!